Chiesa di Santa Maria Assunta. La chiesa di Santa Maria Assunta è più volte citata dal professor Vittorio Caruso in Zungoli medievale e moderna del 2001. In particolare si legge che l'Università di Zungoli aveva commissionato nel 1110 a Rocco Saia della diocesi di Anglona in provincia di Matera la campana grande per la chiesa di Santa Maria Assunta. Questo confermerebbe l'origine molto antica della chiesa. È poi citata nei documenti delle visite pastorali del 1417. Gli Annuzzi, in Topografia e Statistica Medica del Comune di Zungoli, descrive la chiesa sorta maestosa a 6 navate. D'impianto basilicale, a croce latina, in origine la chiesa non aveva copertura a volta, ma un semplice soffitto a capriata, con travi in legno, incamiciata e intonacata. Oggi sono evidenti solo 3 navate, tipologia basilicale prevalente nelle chiese e cattedrali romaniche. All'esterno le 3 navate si possono distinguere dalle lesene che disegnano in 3 parti la facciata, quella centrale più grande. La facciata è a salienti, con archetti pensili nel sottotetto. Presenta un ingresso unico con portale centrale, 2 finestre strombate verso l'esterno come il rosone, tipico elemento architettonico romanico posto nella parte alta della facciata che illuminava l'interno. Sull'architrave del portale sono visibili dei bassorilievi di forma circolare che rappresentano i simboli dei 4 evangelisti: l'aquila San Giovanni, il leone San Marco, il bue San Matteo e l'angelo San Luca. Ogni bassorilievo rappresenta il suo messaggio evangelico. Sopra la lunetta è inserito un altorilievo con al centro la Madonna e ai lati 2 angeli. L'interno si presenta molto semplice, a pianta basilicale con transetto sopraelevato e abside. Entrando sulla sinistra si può ammirare il fonte battesimale in pietra del XVI secolo, originariamente coperto con un grande pinnacolo di legno. Segue la cappella più antica della chiesa, della prima metà del Cinquecento. È dedicata alla famiglia Ciampolilli, che aveva lo ius patronato. L'altare è costituito da 2 stipiti con altorilievi che rappresentano sicuramente elementi dello stemma della famiglia, con 2 basi a forma rettangolare su cui poggiano 2 colonne della fine del Settecento, inizio Ottocento, sormontate da un architrave e un timpano. Gli altari successivi sono in marmi policromi, quasi tutti dell'Ottocento. Tra le statue di santi si ricorda San Vincenzo Ferreri, dell'ordine domenicano, statua a mezzo busto con in testa una fiamma che rappresenta il predicatore illuminato. San Crescenzo, il patrono di Zungoli, festeggiato il 26 di luglio insieme a Sant'Anna, compatrona, molto venerata in Zungoli. Quest'ultima è realizzata in legno. La statua di San Rocco, un laico terziario che si è dedicato all'assistenza degli ammalati di peste, è in cartapesta. Ai suoi piedi vi è un cane. La statua della Madonna del Rosario, di epoca ottocentesca, ai piedi della quale ci sono 2 religiosi, Santa Caterina e San Domenico. La statua dell'Addolorata, di epoca settecentesca, è una statua molto particolare in quanto soltanto mani, testa e piedi sono in legno, il resto del corpo è costituito da una struttura di manichino. San Sebastiano, invece, è tutto in legno, soltanto il mantello in cartapesta, probabilmente aggiunto successivamente. In fondo alla navata laterale sinistra, una tela raffigurante l'Assunta, attribuita alla scuola napoletana del XVIII-XIX secolo. In fondo all'abside, un crocifisso ligneo del XVIII-XIX secolo. A destra della chiesa, in posizione arretrata, il campanile a pianta quadrata, poco elevato, probabilmente per demolizioni successive a terremoti. All'esterno della chiesa sorgeva in passato la cappella del Santissimo Rosario. Lateralmente è ancora visibile un'apertura datata 1935, tamponata negli anni. Una croce latina datata 1799 indica molto probabilmente qualche avvenimento civile e religioso nel 1800. Sui prospetti del transetto si possono notare 2 bifore che illuminano l'interno, altro particolare architettonico tipico del romanico, incorniciate da 3 colonnine, sormontate da 2 archi a tutto sesto, inserite all'interno di un riquadro rettangolare.